Io sto analizzando il video attaccando la Juventus perché ha fatto un primo tempo buono, il secondo tempo ha lasciato perdere, ma al 95esimo un rigore netto, grande come una casa, l'arbitro non può dare fallo di Bremer che si è appoggiato sul difensore, ma dove? Ma, un metro sopra è saltato, un metro sopra, la mano deve, è deviato direttamente la palla, se no la palla forse andava dentro, andava. Quello era un rigore netto, ragazzi, porca puttana, mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto io. Ci abbiamo messo pure nel nostro, ci abbiamo messo perché al secondo tempo abbiamo lasciato perdere a giocare a calcio. Però non è possibile che un rigore netto al 95esimo non se l'è sentita perché dice al 95esimo non posso dare un rigore. E dice fallo in attacco nostro. Ma che fallo in attacco nostro è, ragazzi? E basta, su un po', non è possibile una roba del genere. Non è possibile. Non ha dato doppio rosso a Castelletto nel primo tempo. E questo rigore non ce l'ha dato. Su Kind c'era un fallo e non ha fissato neanche fallo, quello per me era pure giallo, era. E poi ci mettiamo pure noi che in ripartenza Bremer scivola lì davanti vicino al difensore, quello entra in area e ha segnato. Una squadra veramente non scarsa perché al secondo tempo ha giocato, ma al primo tempo ragazzi avevamo surclassato e noi abbiamo fatto soltanto un gol. Solo un gol abbiamo fatto ragazzi, non è possibile. Non è possibile, ragazzi, però comunque parliamo della partita. Primo tempo molto buono, primo tempo bellissimo gol di Vlahovic, soprattutto l'azione di Maria che dà la palla a Chiesa, bellissima azione, gol al volo dei due ex fiorentini, ex Fiorentina. Poi il primo tempo abbiamo amministrato per bene, non c'è nessuno che ha demeritato, buono anche De Sciglio per i cross che ha fatto, buono in difesa, centrocampo buono, Chiesa buone le sue rincorse, le sue ripartenze. Poi secondo tempo niente, siamo entrati svogliati, siamo andati proprio svogliati, non dice esatto, stiamo vincendo 1-0, questa squadra qui la battiamo tranquillamente, e invece se non sbaglio un calcio d'angolo nostro, palla sbagliata, loro in ripartenza, ho fatto tutto il campo, hanno fatto. Bremer stava lì sul difensore che è andato in area, scivola, quindi il giocatore solo davanti al portiere ha segnato. Poi dopo l'1-1 sembrava un gol fatto di Chiesa per la traversa presa, traversa palla, a me sembrava dentro, invece la palla ha toccato un po' la riga, ha toccato. E poi niente, avevamo provato a fare qualcosa, quando è entrato Costa ci ha messo dentro qualche palla buona, ha messo, ha fatto qualche cross, poi c'è cioè, Sulé, non si è visto proprio, Sulé, mi è piaciuto Locatelli quando è entrato, ma Locatelli sembra quasi una garanzia, buono centrocampo a posto di Paredes, che dire ragazzi, davanti a volte ho fatto qualche errore. Il tiro di Danilo su cross di Chiesa, la palla va alta in aria. E poi niente, ragazzi, che dire? La partita è questa qui, ragazzi. La partita che l'abbiamo persa noi, l'abbiamo pareggiata noi. Non vinta noi, ecco, ragazzi. Poi alla fine si è messo pure l'arbitro che se il VAR ti chiama perché c'è rigore, tu non puoi dire che questo è fallo. Io se qualcuno dice che questo è fallo. Bremer è saltato 1 metro sopra il difensore, 1 metro sopra il difensore, va di testa, questo la mano proprio, si muove proprio la mano, rigore netto, niente. Poi abbiamo provato a fare qualcosa, abbiamo fatto fare, poi l'ultima azione che potevamo segnare, Paredes invece di mettere la palla lì, non so chi ha dato la palla è rinviata, l'arbitro ha fischiato. Ragazzi, andiamo avanti così, non superiamo neanche i sedicesimi, no? Gli ottavi, i sedicesimi non superiamo. Quindi a Nantes dobbiamo metterci la testa, fare subito, segnare subito 2 gol, subito 2 gol, 2 o 3 gol, subito 2 gol. E poi possiamo gestire, non è che l'1-0 gestisci, non si gestisce mai. E poi qui ragazzi io dico non è colpa d'Allegri, ma è colpa dei giocatori perché hanno fatto qualche errore loro in campo, perché loro che giocano, che hanno lasciato un po' perdere il coso. E Allegri diceva andate, attaccate, su, state su, e cioè loro venivano giù. E il gol poi lo prendi, il gol. Ragazzi, tutto qua. Speriamo che a Nantes sia un'altra partita, meglio per noi. E
Io speravo meglio il ritorno in Europa League dopo anni, e invece niente. E poi questi sono i sedicesimi, ragazzi. Ragazzi, che dire? Fino alla fine, forza Juventus, mettete like, commentate, condividete, attivate la campanella per altri video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!